Serie B-Win, tutti i colori della passione. Turno numero 35 del campionato italiano di Serie B Win allo stadio Zecchini di Grosseto va in scena la delicata sfida tra i padroni di casa che navigano in acque tranquille a metà classifica e la Nocerina in cerca di punti pesanti nel disperato tentativo di agguantare la salvezza. Ugolotti conferma in blocco la difesa proposta a Bari e lancia Checo in attacco accanto a Sforzini Auteri che non sarà in panchina per squalifica, al suo posto il secondo Lorenzo Cassia è in difficoltà con le assenze di Negro e Pagano e schiera Farias nel tridente con Catania e Castaldo. Arbitra la sfida il signor Gavillucci di Latina. La prima emozione è un capolavoro di Farias. Salta tutti al limite dell'aria, si accentra. Serve Laverone che con il destro fa 1-0. Il gol del vantaggio della nocerina, la splendida azione di Farias e poi il servizio per l'esterno Laverone che batte Viotti e fa 1-0 nel replay. Ancora l'azione di Farias che crea il giusto movimento di Laverone e l'esultanza di quest'ultimo. Al ventesimo ci prova Caridi, parte dalla sinistra Alex Mantova, si accentra, parte il tiro, conclusione fuori di poco, nessun pericolo per Concetti. Al trentaduesimo si fa male Alfa Game in un normale disimpegno, Ugolotti è costretto al cambio e inserisce al suo posto Ronaldo. Al 35 arriva il pareggio del Grosseto, grazie a Sforzini che di testa batte Concetti e fa 1 1 su calcio d'angolo calciato da Caridi. È il più veloce Sforzini e fa 1 1. L'ultima emozione del eh, primo tempo è eh, di Marca Campana con eh, l'azione che si eh, svolge sulla destra, crossa al centro per Catania che di tacco prova a deviare in porta, ma non è fortunato. Si va al riposo sul risultato di parità. Si riparte dopo 5 minuti. Ugo Lotti è costretto a mandare in eh, campo eh, Lupoli al posto di uno spento, spentissimo checo. Poco dopo è Sciacca che lanciato in eh, profondità riesce ad anticipare i Difensori Campani tocca il pallone, ma non quanto basta per realizzare il gol. Si chiude, sventa la minaccia la difesa Campana. Cambio anche nella Nocerina al sessantesimo. Fuori Catania dentro Merino. Arriva però il minuto 69. Altra magia di Farias che parte dalla sinistra, salta ogni avversario, serve ancora per l'Averone che fa partire ancora il destro. 2 a 1 Nocerina. Prima doppietta in carriera per l'ex Regino. Funziona a meraviglia l'asse Farias Laverone che crea non uno ma due gol. I due gol che consentono alla formazione Campana di essere in vantaggio in quel di Grosseto ed è un vantaggio importante. Poco dopo, Merino dalla sinistra punta e salta il suo diretto avversario Padella. Poi calcia, ma è bravo Viotti a respingere. Nel finale, intanto, la soddisfazione del tecnico. Campano eh, sale in cattedra, Concetti è super quando respinge l'ottima conclusione eh, di eh, Lupoli, poi la difesa Nocerina è brava a sventare, rivediamo la grande parata dell'estremo Campano e poi è sicuro a bloccare il colpo di testa di Sforzini sul cross di Calderoni. Finisce qua eh, tre punti d'oro per la Nocerina che ringrazia la premiata ditta Farias Laverone e continua a sperare in una salvezza comunque difficile da raggiungere.